Una minoranza creativa presenta Via Crucis, dalla Bibbia alla Sindone, di Don Ioannis Lazzigaid, edizioni Shalom. Tutti i diritti sono riservati. Settima stazione. Gesù porta il legno della croce. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il Vangelo. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. La Sindone. Come hanno caricato sulle spalle dell'uomo della Sindone il legno pesante della croce sopra le ferite della flagellazione? L'uomo della Sindone mostra nella zona sovrascapolare destra e scapolare sinistra delle scoriazioni causate dallo sfregamento del patibolo, patibulum. Una pesante trave posta in obliquo sulle spalle, legata agli avambracci. Una corda legava anche un'estremità del patibulum alla caviglia. Questo legno ha aggravato le ferite preesistenti, procurandone altre, più dolorose. La Sindone evidenzia le lacerazioni dei flagelli talmente marcate da rimanere visibilmente intatte nonostante l'azione levigante del pesante legno, e ciò non sarebbe stato possibile senza quella tunica inconsutile che ne proteggeva il dorso. La flagellazione, come già detto, era una pena a sé stante che portava inesorabilmente a cagionare la morte, ma nel caso dell'uomo della Sindone la pena è stata duplicata con la crocifissione. Gesù, hanno caricato sulle mie spalle il legno pesante della croce sopra le ferite della flagellazione, causando un indicibile dolore. Il diavolo, all'inizio della creazione, ha tentato Adamo ed Eva. Essi hanno ceduto e hanno peccato. Ora l'uomo mi sta mettendo a dura prova. Ogni passo sulla via del Golgota rappresenta una nuova tentazione
alla quale l'uomo mi sottopone per sapere quant'è grande il mio amore per lui. L'amore vero, infatti, non si dimostra tale se non passa attraverso la fornace della prova. O uomo, ti dico e ti dimostro che il mio amore per te è infinito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.